Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Sono molto felice di presentarvi l'ospite di oggi. In collegamento con noi abbiamo il giornalista, scrittore, sociologo, animatore della TV Homo Sapiens, insomma, mille cose, Glauco Benigni. Ciao Glauco. Ciao, grazie di avermi invitato, vi voglio bene. Grazie Glauco, te ne vogliamo anche noi e probabilmente pure la maggior parte di quelli che ci ascoltano. Senti, entriamo subito nel cuore del ragionamento. Si respira un clima difficile per tutti quelli che fanno informazioni in rete. Avverti pure tu, delle tentazioni autoritarie da parte di chi oggi ha le leve del potere in mano? Beh, senza dubbio questo è un argomento molto trattato, poi spero che entriamo in alcuni dettagli, però diciamo che ci sono delle fasi che riguardano l'informazione. L'informazione poi è una cosa collegata all'organizzazione del consenso e dei consumi, è una cosa propriamente politica, quindi ci sono delle fasi politiche e geopolitiche, però siamo stretti sul nostro tema. C'è un giro di boa iniziale per cui alcuni esseri umani, diciamo, poi non sappiamo neanche più se sono esseri umani, decidono di dar vita alle comunità. E questo è un giro di boa molto importante. I social network cambiano il volto dell'informazione, poi spiegheremo, avremo modo di spiegare perché, per quanto è abbastanza noto. All'inizio, nella prima fase, la fase A, diciamo dal 2000 al 2008, ma no, anche prima, diciamo, nella prima fase, i social network si presentano come i portatori della facoltà di far esprimere i talenti, no? C'erano centinaia di milioni di umani che volevano dire delle cose, però se le dicevano tra di loro al bar oppure scrivevano le poesie. E poi invece scoprono YouTube, scoprono Facebook e tutti inneggiano ai ragazzi della Silicon Valley come coloro i quali hanno portato la libertà di informazione. Ovviamente questo non era vero. Io credo che ci fosse già, non dico il progetto, però insomma alcune tendenze si evidenziavano sin dall'inizio, sin da quando poi YouTube venne comprato da Google. E quindi i social network hanno funzionato come cavallo di Troia, sono entrati veramente come cavallo di Troia, no? Un cavallo di Troia digitale, nelle case di, alcuni dicono 2 miliardi di persone, ma insomma anche se fossero 700-800 milioni di persone, si sono installati nei loro computer, vengono frequentati tutti i giorni per ore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è una seconda fase che si lega al Patriot Act, cioè al bisogno degli americani, Bush in primis e poi Obama comunque continua, di raccogliere dati. Perché? Ovviamente, come si dice, adesso non voglio usare la parola sconveniente, tutto era finalizzato all'antiterrorismo, dobbiamo conoscere che cosa succede nel mondo. E allora la seconda fase è quella della raccolta dati e si innesca il business gigantesco dei dati, della raccolta dati. Poi c'è la terza fase, che è quella che viviamo in questo momento. La terza fase presuppone, come dicono nelle grandi accademie americane, ma io anche ne scrivevo in contemporanea, è dimostrato, la terza fase presuppone che la finanza, la grande finanza che si identifica nei tre grandi fondi di investimento comuni che sono Vanguard, BlackRock e State Street, i quali gestiscono 20-25 trilioni di dollari, la grande finanza si compra l'informazione, si compra i social network, si compra le società quotate in borsa. E qual è la finalità della terza fase? È quella di normalizzare gli individui e di setacciare affinché solamente chi lavora in un certo modo e risparmia in un certo modo conceda poi i propri risparmi in gestione a queste sigle delle quali abbiamo parlato. Non so se sono stato chiaro, insomma. Noi viviamo questa terza fase, che è quella che si chiama la nascita della classe finanziaria e la nascita della classe
vettorialista, la chiamano nelle accademie americane. La classe vettorialista sarebbe quello che noi identifichiamo con gli over the top, i grandi di internet, cioè il GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, che sono tutti quanti comunque controllati. Potete andare a vedere, diciamo, nei pacchetti azionari c'è sempre fino al 25% che è controllato da queste tre sigle finanziarie che dicevo prima, che hanno un solo interesse, lo ripeto, normalizzare il pianeta affinché si setacci e possano sopravvivere solo quelli che lavorano in un certo modo, cioè all'interno dello schema neoliberista, risparmiano in un certo modo e investono in borsa concedendo i loro risparmi a loro. Ecco, questo è il quadro aggiornato della situazione. Quando poi si dice ci sono dei tentativi autoritari da parte dei governi locali, certo, è ovvio che ci sono i tentativi da parte dei governi locali. I governi locali rispondono a questi potentati finanziari più o meno direttamente, diciamo. Cioè noi ce n'abbiamo uno in Italia che si chiama BlackRock, che è uno dei tre, che ha 500 miliardi investiti a Piazza Affari. Allora tu mi devi spiegare quando il CEO, il boss di BlackRock chiama Gualtieri o chiama Conte o chiama chiunque e gli chiede cortesemente di fare delle cose. Per esempio comprarsi autostrade, anche perché BlackRock è un grande azionista dell'autostrada, per cui ci guadagna un sacco di soldi. Ma insomma, adesso andiamo fuori dal discorso dell'informazione. L'informazione a che cosa serve? A far digerire questa situazione, che è una situazione che nessuno poteva immaginare, nessun grande pensatore dell'Ottocento, del Novecento, poteva immaginare che gli umani avrebbero sognato solo una cosa. Gli umani, la grandissima parte degli umani, c'ho un po' di risparmi, invece di aprire il negozietto, di darli a mio figlio, di comprarmi il pezzetto di terra come si faceva in passato, li devo dare ai gestori dei fondi internazionali affinché io possa condividere i profitti delle aziende, che significa che si è quadrato il cerchio, cioè lo sfruttamento non è più lo sfruttamento quello di cui parlava Karl Marx. È uno sfruttamento adesione, uno sfruttamento che si fonda sulla seduzione del guadagno facile. Nessuno, non si dice mai, ma insomma, pochissimi vogliono ancora socializzare i mezzi di produzione, pochissimi vogliono imprendere, tutti vogliono che i loro quattro soldi che hanno in tasca diventino più 10%, più 20%, più 30%. Alcuni lo fanno direttamente. Il cosiddetto day trading nelle borse. Altri che non lo sanno fare vanno in banca gli dicono compra gli ETF, compra questo e compra quello, poi tiri le fila e si scopre che il 57% degli investimenti nel mondo viene gestito da tre soggetti che controllano lo Standard & Poor's, che è l'indice più grande americano. E lo controllano al 90%. Adesso in Italia queste cose sono poco note, in America sono più note e quindi l'attacco, diciamo, è più diretto da parte dell'antitrust. Però chiudiamo il cerchio. Quando noi ci lamentiamo del fatto che l'informazione non è un'informazione pluralista, non è un'informazione che dà, diciamo, notizie che servono all'emancipazione vera, all'evoluzione, è perché tutta l'informazione è condizionata dalla finanza internazionale da una parte e dall'altra parte ci sta un altro aspetto, cioè perché la finanza che fa? Tiene in piedi N aziende, N.000 aziende, le grandi aziende del pianeta affidano i loro budget pubblicitari alle agenzie di pubblicità, le agenzie di pubblicità se comprano i grandi media. No, adesso poi ne parliamo più con calma, se no faccio un comizio invece che un'intervista. Sì, no, stavo sentendo con grande attenzione perché la tua ricostruzione è molto precisa, con dati, poi
ci sono delle chiare, cioè, tu crei un quadro che è coerente, no? Dove ogni passaggio è legato in maniera logica ad un altro. Ecco, è una cosa che in genere i nostri giornali non fanno, però chiamano complottisti quelli che invece si sforzano di legare logicamente i fatti. Senti, Glauco, ti volevo dire un'altra cosa. Tu dici questi big tech, no? Alla fine sono stati una parvenza di libertà. Sono stati un po' come quello che ci portava nel paese dei balocchi, ma poi ci faceva diventare somari. Ma in realtà noi adesso qui siamo liberi di parlare, noi siamo su una piattaforma YouTube. Tu ti senti libero qui o ti senti controllato, ti senti in qualche modo condizionato da questa piattaforma? Guarda, io c'ho un motto che è questo: noi in rete abbiamo raggiunto un alto livello di libertà, ma agiamo in territorio controllato dal dominus, da colui il quale ci concede di parlare. Se diventi scomodo, basta un clic e sparisci. Io ne sono molto consapevole. E allora che faccio? Mi comporto come, diciamo, adesso non voglio dire paroloni, ma insomma, questa cosa era nota ai vietnamiti, ai Tupamaros, a tutti i movimenti rivoluzionari della seconda metà degli anni del Novecento, cioè si sta in territorio nemico e si fanno delle azioni di guerriglia. Cioè, poi guerriglia, la nostra oramai è una guerriglia ultrapacifica, perché io non mi sentirei mai di incitare alla violenza, un po' perché sono gandhiano e un po' perché chiunque prova a incitare alla violenza dopo 5 minuti viene registrato dai servizi segreti, dalla procura, da Facebook e viene chiuso. Quindi noi dobbiamo utilizzare questi spazi di democrazia digitale che comunque esistono. Perché? Perché internet, come tutta la realtà, è bipolare, è bivalente, cioè tanta libertà, tanto controllo, però per controllarti ti devono dare la libertà, perché sennò non ti controllano più, capito? Questo è un concetto innovativo molto importante. Noi viviamo in una sacca di bipolarità, abbiamo molta libertà, ma ogni libertà, più sei libero, più sei controllato. Sì, mi pare, diciamo, abbastanza chiaro. Senti, Glauco, tu sei uno di quelli che non si è dimenticato della sorte di Assange, no? È calato un velo di vergognoso silenzio intorno alla sorte di quest'uomo, primo osannato, probabilmente strumentalizzato come eroe della libertà senza filtri, poi dimenticato, colpito e dimenticato perfino da quelli che prima lo osannavano e lo portavano in trionfo. Cosa sai tu della condizione di quest'uomo e cosa pensi che accadrà? Intanto pure qua vediamo un attimo che è accaduto, cioè Assange secondo me è un grande eroe della contemporaneità, insieme a Snowden verrà ricordato come noi oggi ricordiamo, che ne so, i grandi eroi, poi non so, ognuno c'ha i suoi. E quindi non è un terrorista, non è un complottista, è un eroe, un essere umano che si batte per l'evoluzione della specie. Però, senza però, non è un però avversativo, un però di congiunzione, ma è un hacker. Lui nasce come hacker, cioè lui è fortemente antagonista al sistema. E che cosa fa? Inventa una forma di editoria, perché lui fa l'editore, che è questa. Io, dice lui, entro in possesso di tutti i file riservati e li ripubblico pari pari, per cui non mi dovrebbero dire nulla. E siamo arrivati verso il 2010, cioè diciamo questa cosa si svolge nel 2010. A questo punto lui cerca il consenso degli editori e fa un accordo con Der Spiegel, Le Monde, mi sembra, la stessa Repubblica lo appoggia, insomma alcuni grandi quotidiani capiscono che questa è una cosa meravigliosa dal punto di vista della libertà di informazione e lo appoggiano. Lo appoggiano per un po' e dopo un po' si rendono conto che pure loro vivono di pubblicità
è che i grandi inserzionisti, se continuano ad appoggiare Assange, non gli danno più una lira, quindi lo lasciano da solo. Lui si trova da solo e comincia a cinguettare con Putin, perché ovviamente Putin non può lasciar cadere, non approfittare di un personaggio del genere. E c'è la vicenda della chiusura in Ecuador, c'è anche la vicenda degli svedesi, che sono molto strani. Alcuni svedesi lo accusano di cose che non esistono, va bene, devo chiudere il telefono che mi sta squillando. Sì, Claudio. Comunque la vicenda in Ecuador, anche lì è una vicenda bivalente, perché il suo patron, che non mi ricordo come si chiama, il presidente che gli dà ospitalità, è un uomo antagonista dello Gringos, dello Yankees, no, è perché è un uomo che sta nell'area, diciamo, BRICS, è un uomo, non mi ricordo come si chiama. Poi però gli americani, pur di prendere Assange, si inventano un colpo di Stato in Ecuador, e a quel punto lui è fottuto. Questa è la sua storia, è una storia di grande geopolitica, cioè al confronto appunto gli eroi, quelli come si chiama, la Primula Rossa, Robin Hood, tutte queste grandi Glauco, sante. scusa un attimo, ma se Assange aveva aiutato a indebolire la campagna elettorale di Hillary Clinton, perché Trump avrebbe dovuto aiutare adesso, insomma, avrebbe dovuto colpire chi lo proteggeva? Qual è la ratio di questo? Questa è la domanda chiave. La domanda chiave che io infatti sono stato 2 mesi fa alla stampa estera parlando con i giornalisti a Roma della stampa estera, ho detto: ma perché ce l'avete con Assange? Perché ha aiutato Trump a battere la Clinton. Quindi è ovvio. Allora tu dici, nella logica Trump domani dovrebbe dire: non mi interessa farlo estradare. Però ci sono dei problemi. Se Trump dicesse questo, avvalorerebbe la tesi che lui è stato aiutato dai russi. E questo non può dirlo al suo elettorato. E poi c'è un altro aspetto, che nonostante Trump sia anti-Clinton, i suoi generali al Pentagono non sopporterebbero questa idea che Trump sollevi la pressione su Assange. Perché cercate di capire, no? Cioè, quelli sono dei nazionalisti esasperati, sono stati sputtanati e si vogliono vendicare e quindi non gli consentono, perché probabilmente Trump penserebbe pure di allentare la pressione. Infatti, cioè, parliamoci chiaro, alla fine l'unica soluzione qua è farlo morire in galera, va bene? Che è quello che stanno facendo. Allora, gli inglesi sono d'accordo, l'hanno chiuso a Belle Marche, nessuno fa nulla per tirarlo fuori, cioè nessuno. Nessuno che ne abbia facoltà fa nulla per tirarlo fuori. Il padre, poverino, si sbatte in continuazione. In Germania c'è un grande fermento, evidentemente perché la Germania ha deciso di sostenere posizioni appunto democratiche, ogni tanto lo fanno, e poi c'è comunque una porzione di popolazione altamente democratica. E per esempio, proprio 2 giorni fa gli hanno conferito lo Stuttgart Peace Prize, che è il premio per la pace, che viene consegnato a Stoccarda a dicembre. Questo sempre per tenere un po' alto, diciamo, il nome, per non dimenticare che quello sta come ai piombi, chiuso in isolamento, eccetera, eccetera, eccetera. Però, appunto, la risposta è: se Trump lo tirasse fuori senza un escamotage che non hanno inventato, avvalorerebbe la tesi che lui è stato aiutato da Assange e dai russi. A proposito di russi, Putin l'ha mollato pure Assange. Questo non l'abbiamo capito. In questo momento non si capisce se Putin abbia raffreddato le relazioni o se le mantenga. Io non lo so. Senti, Glauco, torniamo in Italia. Tanti avevano riposto fiducia sul Movimento 5 Stelle perché è un movimento nato dalla rete, avrebbe dovuto aiutare anche in Italia una rivoluzione per la libertà di espressione. Invece si sono rapidamente trasformati nei
nei più feroci censori del pensiero. Ora sembra pure che sponsorizzino leggi per implementare una dittatura sanitaria ancora più stringente. Come ti spieghi questa metamorfosi? Ma guarda, io parlo malvolentieri della politica interna perché purtroppo è una specie di pollaio, è un gioco di condominio tra capi scala un po' ottusi che non si rendono conto del piano regolatore. Però spendiamo qualche parola. Io scrissi un saggio che diceva: la democrazia liquida in Parlamento diventa ghiaccio. Cioè, tutto il discorso della democrazia liquida che nasceva sulla spinta, diciamo, ispirato al Private Parties scandinavo che aveva raggiunto, io ho partecipato a degli incontri tra i 5 Stelle e il Private Party, già lì si capiva che questa era solamente, come si dice, la clonazione di un'idea avanzata, cioè che la democrazia liquida è un concetto abbastanza molto avanzato, democrazia digitale, ma che qualcuno Casaleggio l'aveva clonato per poterlo utilizzare su scala nazionale all'interno, ma che l'avrebbe anche utilizzato, diciamo, pro domo sua, perché nel momento in cui questa cosa era passata, aveva aggregato i primi milioni di votatori, di votanti, e poi siamo arrivati al botto degli 11 milioni, questa cosa di democrazia liquida si sarebbe ghiacciata, si sarebbe solidificata, perché il confronto con il mondo atomico reale era talmente, diciamo, difficile per molti aspetti, però anche organizzato maldestramente per altri aspetti, che quel tipo di democrazia liquida, di gestione delle rappresentanze nel mondo digitale sarebbe stato abbandonato presto, e così è stato. Senti, Glauco, adesso tu pensi che c'è ancora la possibilità di costruire, diciamo, un blocco di conoscenze in rete che poi si trasformi in forza politica? Ormai la disillusione ha preso il sopravvento. Ma questo è come quelli dicevano, la mia palla di vetro è molto offuscata. Qua si tratta di fare delle previsioni sul futuro che sono molto difficili, insomma. Certo, io sollecito tutti a riflettere sulla bipolarità, nel senso che se uno va per le strade, continua a incontrare gente che in continuazione, dovunque, nei bar, sulle spiagge, sugli autobus, sui treni, tutti quanti vorrebbero cambiare le cose. Per cui questo crea un'ipotesi che è questa, cioè la maggioranza dei potenziali votanti del futuro vorranno cambiare le cose. Per cui, però ci vuole una rappresentanza politica. Perché non è che si cambiano le cose con le manifestazioni da 1500 persone che ti mantengono le distanze, ma neanche se fossero 100.000 persone si cambierebbero le cose, anche perché qua bisogna andare a rimettere in piedi la possibilità di attuare la Costituzione, che è molto sofferta, perché noi abbiamo sottoscritto molti trattati internazionali, tra cui quello con la UE, quelli con la UE, che hanno ridotto la Costituzione italiana a un colabrodo. Del resto, lì era stato lasciato un varco, ma era inevitabile. L'articolo 11 dice la Repubblica italiana è favorevole alle limitazioni di sovranità. E quello chi l'ha scritto? I servizi segreti anglo-americani, perché bisognava aderire alla NATO e poi alle Nazioni Unite, per cui bisognava lasciare il varco. Solo che da quel varco sono scappati tutti i buoi. Cioè, sono arrivati talmente tanti trattati internazionali che rimettere in piedi una sovranità ci vorrebbero dei geni, delle persone per bene, bisognerebbe prendere il potere in maniera seria, averci un'economia molto diversa, rientrare in possesso della sovranità monetaria, della sovranità digitale, culturale, militare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa ti devo dire? Io spero che gli italiani, che ormai non fanno più figli, fra l'altro, che ormai hanno
5 milioni di presenze di immigrati, quindi già viaggiamo verso un 10% di immigrati. E chissà che cosa c'hanno in testa questi immigrati, probabilmente alcuni sono favorevoli a delle visioni democratiche evolutive, altri magari sono invece dei conservatori, perché c'è tutta la porzione islamica e così, cioè, quindi noi andiamo incontro ad uno shuffle, come si dice, quando si rimescolano le carte, e non io non so bene che cosa accadrà. Mi auguro che si possa creare una rappresentanza di persone per bene, che sappiano leggere e scrivere in diverse lingue, che abbiano già preso tanti aerei, perché io sento dei discorsi un po' locali, un po' troppo locali, capito? Cioè qua c'è il corpo a corpo con il compagno del banco, però l'orizzonte, il grande orizzonte rispetto al quale bisogna prendere posizione, non viene menzionato. Cioè noi abbiamo delle scorribande di multinazionali che si stanno a magna tutto, 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 tutto. Adesso BlackRock si comprerà generali con i soldi che gli diamo noi per le autostrade, per cui perdiamo pure quello. Ci resta l'ENI, ma insomma abbiamo dei problemi giganteschi in Libia, non ci siamo anche interdetti dall'intervenire, non so come andrà a finire, la situazione è molto, molto, molto brutta. E gli italiani non esistono, diciamo che la grande maggioranza degli italiani, a parte alcuni che sanno bene, se ne rendono conto, dibattono, si danno un grande da fare, la grande maggioranza continua a comportarsi come se fossero a Porto Rico, come se fossero una Repubblica Dominicana, capito? Non vedono più là della loro automobile, del loro garage, della loro pensione, che è tutto sacrosanto, però cioè, non è così che si rimette in piedi una nazione. Glauco, prima tu parlavi di sovranità digitale, no? Si parla spesso di sovranità monetaria, di sovranità politica, però il tema della sovranità digitale pochi lo conoscono. Vuoi spiegarlo, ai beneficio di chi ci sente? La sovranità digitale è una cosa molto importante. Che cosa è successo negli ultimi 20 anni? Che un territorio globale, cioè la rete internet, si è sovrapposta a tutti gli altri territori del pianeta. Perché la rete internet è un territorio digitale che ha delle caratteristiche che non sono state ben analizzate. Cioè in quel territorio la velocità di accesso, di riproduzione, di stoccaggio memorie, di reperibilità tende a zero. Cioè noi ci meravigliamo del fatto qua va sempre tutto più veloce. Certo. Ah, scusa, tende a zero, tende a infinito. La velocità di tutte quelle azioni tende a infinito, aumenta, 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 e questo non è tipico del mondo materico. Lo spazio tende anch'esso a aumentare in continuazione, perché è uno spazio numerico che non ha limiti. Noi tutti sappiamo che i numeri derivano a infinito, per cui si potrà continuare ad aumentare lo spazio. Questo territorio quindi si sovrappone come una nuova dimensione con le sue norme, che sono le norme molto, diciamo, favorevoli al neoliberismo. Cioè noi abbiamo una Ci sono poche norme planetarie, c'è il Copyright Act del 98 fatto da Clinton e Gore, poi c'è questa cosa degli europei che dopo 20 anni si sono accorti che bisognava difendere i dati, poi c'è un foro internazionale che si chiama Internet Governance Forum, dove però sono 15 anni che ci si incontra, io ci vado abitualmente, sono membro del capitolo italiano, ma non si riesce a fare nulla, perché i grandi vogliono la deregulation. Allora, per concludere, la sovranità digitale è quella cosa che ristabilisce un rapporto tra le norme del territorio fisico e le norme del territorio digitale. No, cerchiamo di capirci. Noi, appunto, possiamo essere cancellati con un click da YouTube, ma i magistrati italiani possono intervenire? Rispondo io, no. Intanto non vogliono, intanto sono pregati di non farlo, ma comunque non potrebbero, perché noi abbiamo sottoscritto dei contratti che sono come l'euro,
No, abbiamo adottato un sistema di norme che è come l'euro, cioè dipende da altri, non dipende dalle istituzioni che stanno sul territorio italiano. L'Agcom non interviene, il Ministero della Comunicazione si fa i fatti suoi. E quindi che significa? Che 30-40 milioni di italiani non possono fare riferimento ad una norma sovrana che prima c'era sul territorio. Quindi abbiamo perso la sovranità digitale completamente. E con il 5G perderemo anche la sovranità, l'altra, quella di gestire relazioni con enti umani, fisici. Avremo a che fare con robot, con logaritmi, con algoritmi, con intelligenza artificiale e così via. E non potremo neanche interloquire con nessuno. Quindi questo significa la perdita di sovranità digitale, che se io volessi modificare le norme digitali alle quali sono sottoposto, non potrei farlo perché non ne ho facoltà. Chiarissimo. Glauco, la grande stampa italiana ripete quasi sempre le stesse cose, ed è difficile anche notare delle sfumature fra le diverse testate e i diversi giornalisti. Sembrano tutti leggere lo stesso copione scritto da altri. Adesso si sono fissati col MES e qualsiasi giornale dei padroni in ogni intervista ci ficca il MES, anche se non ci sta, cioè lo mettono sempre come se fosse un riflesso condizionato. Chi è che scrive i copioni di questi giornalisti? Allora, qua ci sono tre livelli. Ci sono i giornalisti e le giornaliste, le quali negli anni 70 c'erano i comitati di redazione, negli anni 70, 80 e così via, poi adesso non ci stanno più. E quindi interloquivano con la direzione, ci si metteva seduti, io sono stato tra i fondatori di Repubblica, sta storia me la ricordo bene, no? Qualche cosa si riusciva a dire. Il direttore responsabile che stava a sentire. Questo non succede più. Passiamo all'altro livello, ci sono gli editori. Che cosa è successo agli editori? Gli editori hanno subito l'incursione di un altro fondamentale cavallo di Troia, cioè il gettito pubblicitario. Nel 1980 il gettito pubblicitario passò da 8.000 vecchi miliardi a 80.000 vecchi miliardi, perché bisognava tenere in piedi le reti di Berlusconi. Però gli editori italiani della FIEG che cosa fecero? Andarono a bussare a cassa dicendo no, e che tutti questi soldi li diamo solo alle televisioni, anche a noi. Allora cioè le grandi agenzie di pubblicità che rappresentano gli interessi del neoliberismo integralista, va bene, cioè profit, 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 competizione, competizione, concorrenza, dobbiamo vincere noi, solo noi, nient'altro che noi, verticalizzazione. Allora, se tu prendi profit, verticalizzazione, concorrenza sfrenata, hai capito di che si tratta. Cioè, io sono quello, sto parlando, io sono un grande inserzionista, io sono una farmaceutica, c'è il Covid. Io ti do dei soldi per fare pubblicità ai miei prodotti, anche ai prodotti minori, quelli che tu non te ne accorgi, l'aspirina, la suppostina, però fanno sempre capo alle grandi farmacie, ti do un sacco di soldi. Un giorno X un tuo redattore dice che quello che sto dicendo io non va bene. Allora che succede? Succede che il responsabile del territorio Italia, di quella farmaceutica, chiama. Ma chi chiama? Chiama il direttore marketing e gli dice: senti, scusa, ma non c'è manco bisogno. Basta che quello vede sul cellulare il telefono del suo inserzionista, ha già capito tutto. Il direttore marketing: c'è un problema. Va dal direttore responsabile e gli dice: guarda, abbiamo un problema. E quello cambia subito linea politica, linea editoriale, immediatamente. Dice: ma perché non sono indipendenti? No. E perché non sono indipendenti? Perché oramai il 70% delle risorse che tiene in piedi i grandi media, tutti, Rai inclusa, la Rai sta al 50, diciamo, perché poi c'è la storia del canone legato come servizio pubblico, ma gli altri, Mediaset, vive di inserzionisti pubblicità, vive solo di pubblicità.
Quindi che cosa vuoi che faccia dire ai suoi? Sky è di un proprietario che è tutto interno a quel sistema, che era Maggio, che adesso ha venduto a Comcast, ma è sempre la stessa banana, per cui quello che ti dirà è la versione liberista e integralista. Poi ci sono i tre editori italiani, no? Il Corsera, De Benedetti e non so, Cairo, che Cairo, Elkan, sono i soliti. non lo so quanti editori, perché secondo me, lasciamo perdere, ma secondo me Cairo è proprio un gestore di pubblicità e in quanto tale lui dipende dai pubblicitari. Poi non so la sua casa madre, la sua cassaforte, da chi è controllata, però non credo. Per editore noi eravamo abituati a gente che ci metteva del suo, andava in edicola, si remunerava e diceva: la mia linea editoriale piace ai miei lettori, per cui io la difendo, sono indipendente. Questi editori non esistono più, nel pianeta non esistono più, non c'è più nessun editore indipendente, dal New York Times, forse China Morning Post, sono indipendenti perché fanno capo al Partito Comunista Cinese, sono indipendenti a modo loro. Il Granma, mi ricordo, il glorioso Granma cubano, sono stato a Cuba l'anno scorso, è nelle mani dei pubblicitari. Cioè, siccome la stampa costa, la televisione costa, se tu non riesci a vendere, ovviamente devi prendere soldi dai pubblicitari. A quel punto chi comanda sono i pubblicitari. È vero che c'è un'ingerenza da parte dei poteri locali, ci mancherebbe altro. I presidenti del Consiglio, i ministri, le istituzioni si riservano di fare una pressione sulle linee editoriali, ma la grande linea guida, il grande timone, il famigerato pensiero unico, quello lì è organizzato dai pubblicitari e lo vediamo chiaramente. Questo è un discorso che è molto in ombra, perché i miei colleghi, anche antagonisti, se la prendono molto pensando che il pensiero unico sia organizzato dai governi. Non è così, anche perché i governi sono in conflitto tra di loro e non potrebbero organizzare nessun pensiero unico. L'unico pensiero unico che si può organizzare è quello fatto dai mercanti. I mercanti sono in grado di organizzare il pensiero unico, che sono quelli che fanno scopa con quelli di cui parlavamo prima, la finanza, no? Cioè la finanza, i mercanti, le banche e così via. Quindi Prego, prego, concludi, Glauco. la linea editoriale che noi osserviamo, abbastanza unificata, poi ci stanno anche, diciamo, delle sfumature. Dipende dagli interessi dei mercanti su questo territorio. Cioè, se i francesi di Carrefour decidono di prendersi la Coop, che cosa fanno? I francesi di Carrefour vanno dalle testate giornalistiche italiane e comprano un sacco di pubblicità. E te lo dico io, automaticamente, il giorno dopo, sulle pagine di economia e finanza dei vari quotidiani, cominciano a uscire degli articoli che dicono che i francesi sono molto più bravi a fare la grande distribuzione, perché gli italiani sono un po' cialtroni e così via, eccetera, eccetera, eccetera. E questo nel caso degli affari. Allora Glauco, chissà quanti soldi che arrivano dagli automobilisti, dalle case automobilistiche tedesche qua a leggere i giornali. C'è stato un decennio, un ventennio in cui i giornali italiani hanno lavorato per Volkswagen, BMW, Audi e si è visto, no, come hanno lavorato bene per queste tre case automobilistiche, perché poi gli italiani si sono sforzati, si sono svenati, si sono venduti i figli e si sono comprati la BMW, l'Audi e così via, costringendo in qualche modo, non è che siamo dei santi, ma costringendo la Fiat ad andare a fare il recupero del chissà che in casa Chrysler, che quella è una storiaccia che non si applica più niente. E vabbè, mo adesso noi gli diamo 4 miliardi a Elkan, ma noi gli diamo 4 miliardi a Elkan per rimettere in piedi chissà che in Italia. Ma siamo in una situazione assurda. Però cerchiamo di capire, tiriamo le fila, cioè
I 5 Stelle hanno delle responsabilità, il PD ha delle responsabilità enormi, l'opposizione è un'opposizione molto nebulosa, i nuovi partiti che nascono dalla base non riescono ad aggregarsi perché sono un po' litigiosi e speriamo che questa litigiosità si abbassi. Ma questa scena non è una scena naturale, questa scena è indotta dalla grande scena della finanza e dei mercanti internazionali. Poi c'è il pezzo della geopolitica, ovviamente, cioè perché noi siamo in questo momento il crocevia di tre grandi interessi. Interessi degli americani, perché non possono perderci come piattaforma NATO, non ci possono perdere, no? Che fanno con Erdogan che s'alza la mattina e dice adesso invado la Grecia, cioè un altro partner. Erdogan non si sa più se sta nella NATO, quindi devono riconsolidare il ruolo italiano della NATO, quello che abbiamo perso nel 91, gli americani. Gli europei non possono perderci per due motivi: uno, perché una vacca grassa e stupida come noi non la trovano più e continuano a mungere tutti contenti. Due, perché se perdono gli italiani, veramente è finita l'Europa e non si sa, ne riparliamo tra 200 anni. Poi ci stanno i cinesi, i quali cinesi, anche loro, per loro, noi siamo una cosa fondamentale, con tutti i porti nel Mediterraneo dove potrebbero sbarcare e vogliono e lo stanno facendo. Perché già c'hanno Genova, Gioia Tauro e quant'altro, non so, pezzi di Trieste, poi non si sa perché sono operazioni mascherate. Quindi noi siamo in questo momento in crocevia di tre giganteschi interessi, tutti più grossi, tutti più grandi di noi, tutti molto agguerriti, con tanti soldi, con tanti agenti segreti che scorribandano sul nostro territorio. E chi è chiamato a gestire questa situazione è un signore che è venuto dal nulla. Boh, che Questa è una circo. bella domanda, ecco, diciamo che da dove arriva Conte, qualche volta forse magari qualcuno ce lo spiegherà. Comunque dal nulla è venuto e magari insomma prima o poi ci tornerà, visto che, ecco. Un nulla catto PD, ci mancherebbe altro, c'è cioè qualche cosa di lui sappiamo. Ma è nulla nel senso che la sua esperienza nella gestione di questioni geopolitiche qual era? Niente. Poi c'è un ministro degli esteri che veramente, insomma, ragazzi, ma noi è un teatrino per non parlare del nostro ministro della salute, che basta guardarlo in faccia che ti rendi conto che non può fare ministro della salute, per non parlare di Gualtier e così via. Quindi, cioè, chi è che gestirà questo crocevia? È molto molto difficile gestire questo crocevia e noi ci stiamo spaccando, noi ci spacchiamo sempre di più inesorabilmente e continuiamo a fare dibattito da condominio. Adesso diciamo parla bene Benigni perché lui potrebbe risolvere. No, io non scelgo, cioè appunto è talmente complicato che l'idea di occuparmi di politica nazionale mi fa drizzare i capelli in testa. Io tendo semplicemente ad aprire delle finestre sulla realtà e a far vedere che i grandi poteri sono quelli. La pubblicità è un gigantesco potere efficace. La finanza, ce lo siamo detti tante volte, però nessuno fa niente. Cioè, non è che noi ci stiamo riprendendo Piazza Affari o ci stiamo riprendendo la gestione dello spread italiano che. Sai che il mercato telematico dei titoli di Stato è stato inventato dagli italiani ed è poi stato venduto da Ciampi agli inglesi e adesso deve rientrare in Europa e nessuno dice riprendiamocelo, se lo stanno litigando tra Parigi e Francoforte. Cioè noi non, siamo proprio anestetizzati, così, drogati, molto grassi, no? Ogni tanto cioè, quanti sono i risparmi degli italiani? 8 trilioni? No, 6 trilioni? No, 4 trilioni? Ah, vabbè, non fa niente. E continuano a raschiare, e però non riusciamo a mettere in piedi una difesa degna di questo nome. Io sono disperato.
Io sono molto rattristato dalle situazioni della nostra nazione. Ecco, il problema, Glauco, è che anche sono pochi. Prima tu dicevi c'è troppa litigiosità fra i mondi cosiddetti antagonisti. Io colgo al balzo la tua riflessione che condivido e lancio un appello all'unità, un tentativo di mediazione fra tutti quelli che sul piano culturale o politico cercano di aprire strade nuove, vie nuove. Insomma, chi è in buona fede alla fine si deve per forza sedere allo stesso tavolo. Grazie, Glauco, è stato un vero piacere averti con noi. Speriamo di riaverti presto. Grazie a voi, buon lavoro. In questo momento prendiamo esempio dai tedeschi che a molti sono antipatici Chissà perché. come mai, no? Invece no, dico. Vabbè, ho capito, ma un conto è il governo tedesco, un conto sono i tedeschi. Certo, Io ho certo. lavorato, quando ero piccolo, lavoravo a Bergisch Gladbach con gli edili transfrontalieri. Ho conosciuto i tedeschi, sono un popolo. Quelli erano 1,5 milioni a Berlino. Noi stavamo a cercare di fare una manifestazione a ottobre, a settembre, non si sa, 50.000 se va bene, il treno, le cose, ma io non ho capito. Ragazzi, mettiamoci d'accordo, liberi non saremo mai se non siamo uni. Bene, facciamo nostro l'appello di Glauco Benigni, ti salutiamo e ti ringraziamo ancora una volta. Ciao Glauco. Ciao, ciao, grazie di avermi dato questa opportunità. Bene, cari amici di Vox Italia TV, abbiamo ascoltato dalla voce di Glauco Benigni argomenti, riflessioni, analisi che raramente si ascoltano non solo sui media tradizionali, ma anche su quelli che fanno controinformazione. Questa è la nostra missione, questo è il nostro compito, quello di darvi più possibile notizie, informazioni o di accendere semplicemente delle lampadine intorno a temi e questioni che vengono oscurate, non sempre per malizia, ma tante volte perché semplicemente non si hanno gli strumenti ermeneutici per affrontarli. Se pensate che questo nostro sforzo meriti il vostro sostegno, aiutateci donando i numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione. La libertà ha un prezzo, ma questo prezzo vale, anche se minimo, vale sempre la pena di pagarlo. Grazie, alla prossima.